Ciao a tutti e benvenuti alla rassegna stampa di Scherzo Moderato. Oggi è mercoledì 13 giugno, devo farmi perdonare perché ieri sono stato veramente lungo, 8 minuti sono troppi per il mio video giornaliero, quindi oggi facciamo una roba molto, molto flash. Allora, abbiamo questo articolo di Rino Giagalone. Ah, oggi ho comprato il fatto, non mi ricordo se l'avevo già detto, vabbè, mi ripeto. L'articolo ci parla di una rogatoria in Vaticano, perché il Vaticano, essendo stato straniero, non è che puoi andare lì a controllare, devi prima fare una rogatoria, che è una richiesta, insomma, fondamentalmente. Sono scomparsi 10 milioni di euro dalla diocesi di Trapani. Ci sono 14 indagati perché sembra che questi soldi in qualche modo siano arrivati allo IOR, la Banca Vaticana. Cosa succede? Che il principale indagato è questo sacerdote Ninni Treppiedi, che ha due conti allo IOR, uno suo e uno di una suora che, a quanto c'è scritto qui, gli fa da prestanome, oltre appunto agli altri che saranno collusi in vari modi, fra cui ricettazione, frode informatica e riciclaggio. Allora, la cosa veramente bella e interessante di questo articolo sono due. La prima è che questo Ninni Treppiedi praticamente era l'amministratore della curia di Trapani, un po' come hanno fatto quelli della Margherita, quelli della Lega, quelli che potevano amministrare i soldi, li hanno fatti sparire. E giustamente la chiamata di Dio è nel cuore della gente, non nel portafoglio, quindi sono due cose un po' diverse. Vabbè, allora, cos'è veramente la cosa che mi fa sbroccare? Praticamente, il Vaticano ovviamente ha sospeso Treppiedi. Ma non solo, ha anche rimosso il vescovo Micciche, il quale era già stato richiamato per aver permesso, nell'ambito di questa indagine, la perquisizione di un monastero di Alcamo. Quindi fondamentalmente il Vaticano si è arrabbiato con questo vescovo di Micciche perché, quando è arrivata la polizia che voleva fare dei controlli, lui doveva dire: no, fermi, voi qui non potete entrare. Questo è incredibile, cioè, questi non se ne rendono neanche conto, cioè non se ne rendono neanche conto, non so, fatevi voi la vostra conclusione, non dico niente. Un'altra cosa bella è che dopo aver perquisito la casa di Micciche sono state trovate un sacco di foto nel quale lui era molto, diciamo, sorridente e stringeva la mano a chi? Al premier Silvio Berlusconi. Aspetto da un momento all'altro che Berlusconi dirà che quella casa è stata controllata per fare un danno a lui, visto che del resto anche le intercettazioni telefoniche non erano mai sul suo numero di telefono, ma erano su altra gente. Il problema è che metà dei delinquenti d'Italia, quando telefonavano, parlavano con Berlusconi e lui diceva che era lui intercettato. No, è un po' diverso. Comunque, va bene. Invece parliamo di un'altra cosa che, fra l'altro, si ricollega sempre al nostro amico Mr. B, perché a pagina 12 si parla di Mosca. Se vi ricordate, chi segue la rassegna stampa fin dalla prima puntata, un mese fa parlavo di Berlusconi che era andato a Mosca per i festeggiamenti di Putin, che aveva vinto, era stato rieletto come presidente, è tornato in Italia contentissimo, la ventata di libertà che ho respirato in Russia, la ventata di libertà. La ventata di libertà, infatti, ha fatto approvare una nuova legge che impone multe dai 7.000 ai 300.000 euro per chi organizza manifestazioni antigovernative. Cioè, te fai una manifestazione contro Putin, minimo 7.000 euro di multa, così d'amblè. Dopodiché, proprio in questo periodo, sono stati fatti 400 arresti, e vabbè, quello non possiamo saperlo, magari questi erano dei facinorosi che per la strada spaccavano tutto, diciamo che gli diamo il beneficio del dubbio. Ma addirittura sono state fatte irruzioni nelle case di gente come anche ex politici che semplicemente si oppongono al regime, fra cui anche blogger. Allora, abbiamo gente a cui è stato portato via di tutto, compreso lettere private che si scrive magari con l'amante. Poi Maria Baronova, a cui sono state sequestrate persino le ecografie della gravidanza. Cioè, è arrivata la polizia segreta e ha detto: gravidanza? Quello potrebbe essere un rivoluzionario. E si sono portate via le ecografie, e il blogger Alexei Navalny, che ha fatto sapere, si sono portati via il CD con tutte le foto dei miei figli al mare, sembrano soddisfatti, quindi anche le foto, tutte le foto del mare potrebbero essere fonte di insidie interne. Infine, durante questa operazione sono stati anche oscurati dei siti di informazione come Novaya Gazeta e Radio Eco di Mosca. Quindi la ventata di libertà che arriva dalla Russia è questa. Ricordatelo tutte le volte che parlate con qualcuno del popolo delle libertà, qual è la libertà che intende il loro boss. Detto questo, vi saluto, ci vediamo alla prossima. Vi ricordo che potete commentare e condividere i miei video sulla pagina Facebook di Scherzo Moderato. Ringrazio violapost.it che mi ospita, il movimento Zeitgeist che fa lo stesso. Ci vediamo domani, ciao!